Ciao, oggi vi porto ancora con me in mezzo alla natura. Sono a Zorzone e ho da poco iniziato questo sentiero che mi porterà ad una baita posta sotto il Monte Menna dove passerò la notte. Non sono solo, infatti, questo è lo zaino del Marco che è andato a parcheggiare, lo sto aspettando, e c'è anche suo papà che invece ci ha preceduto e sta già salendo verso la baita. L'obiettivo, oltre a quello di passare qualche ora in mezzo alla natura, è quello di cercare di fotografare qualche animale selvatico. Infatti, in questa zona è possibile vedere caprioli, camosci e, se si ha tanta fortuna, anche dei cervi. Il Marco non arriva più, quindi ho deciso di partire e portare su per un pezzo anche il suo zaino. Ormai non ci speravo più che arrivasse. Direi che è ora che ti riprendi il tuo zaino. Quando vuoi lo sherpa, ma tocca a te fare lo sherpa. Toh. Guardate, un bersagliere. Siamo arrivati alla nostra baita. Come avete visto, siamo già stati fortunatissimi a vedere un capriolo femmina a poche decine di metri da noi che non si muoveva e non era spaventata. Adesso siamo arrivati alla baita dove dormiremo stanotte, svuotiamo un po' gli zaini e poi prepariamo tutta l'attrezzatura per fare un altro giro in queste zone per vedere se riusciamo a vedere altri animali selvatici. Ma sono una femmina il piccolo. Guarda che passa su assieme adesso. Siamo appena ritornati alla baita, ho parlato poco perché non volevo far casino e disturbare gli animali. In pratica abbiamo camminato circa 40 minuti in discesa tra spini, rovi, cespugli, finché non siamo arrivati in un punto dove col binocolo il Marco e suo papà hanno visto delle figure arancioni nel prato. Allora ho montato il treppiede, il 150-600, e zoomando ho visto che era un cervo maschio bellissimo. Poco più sopra invece c'era anche una cerva col suo piccolino, mentre più a sinistra un camoscio. È stato davvero pazzesco, è la prima volta che riesco a filmare un cervo selvatico così bene e sicuramente tutta la fatica fatta è stata ripagata. Spero che le immagini riescano a trasmettere la bellezza di quell'esemplare. Adesso mangiamo perché abbiamo parecchia fame e poi andiamo a letto presto perché domani mattina ci sveglieremo all'alba e cercheremo di andare ancora in esplorazione. Stanotte io dormo qui e sopra di me c'è.
Come vedete, c'è già chiaro perché dalle 2 di notte c'è stato un forte temporale. Anche stamattina alle 6, quando avevamo la sveglia, pioveva ancora, perciò ci siamo alzati con più calma. Siamo già andati a fare un giro, a controllare una fototrappola che avevamo messo qui vicino, anche se purtroppo non abbiamo filmato nulla. E adesso ci stiamo preparando per fare colazione, per poi provare ad andare ancora in esplorazione. Devo mandare qualcosa di Marco. Lampo. Lamponi. Lì, lì. Va via. Sì, sta andando, però si vede ancora. Sta camminando. Avanza fuori la testa dietro la pianta, papi. Sì. Ma cresce adesso. A sinistra A sinistra, in mezzo. Adesso si è coperto. del... Sì, vado all'aquila. Perché ci ha visto, state fermi, basta che fa vedere tutto. Cioè, si è spostato dietro la pianta. Adesso fa un bosso apposta, dai. Un bosso. Non ho parlato fino adesso perché è stata una mattinata davvero pazzesca. Infatti, dopo aver camminato circa mezz'oretta e esplorato un po' la zona, siamo arrivati in cima ad un crinale da cui si aveva una vista bellissima su tutte le valli sottostanti. Appena arrivati ho avuto la fortuna di fotografare i due camosci, la mamma col piccolino, e poi più avanti sentivamo bramire un po' di cervi e infatti sono riuscito a filmarne uno molto distante che attraversava un prato. Ovviamente ero già felicissimo per come stava andando finché poi il papà del Marco ha visto una figura nera poco sotto di noi e zoomando sono rimasto senza parole perché si trattava di un'aquila. È la prima che riesco a filmare, infatti ero contentissimo. Siamo tornati alla baita per sistemare un po' tutto, ho fatto anche qualche volo col drone e poi siamo partiti e ci siamo incamminati per la discesa. Siamo arrivati alla macchina e quindi anche questa avventura è finita. Ringrazio veramente il mio sherpa Marco che mi aiuta sempre a portare l'attrezzatura e Gianluigi che con la sua esperienza ci ha fatto vedere tutti gli animali selvatici. Ringrazio anche il proprietario della baita che ce l'ha concessa per dormire questa notte e come sempre spero di rivedervi alla prossima avventura. Ciao! Ma che è questo qui? Ma che è questo qui? Vado dietro andare su.